quest'estate andrò in giro per l'Europa. Mi chiedevo se dove sto per andare è permesso che io porti con me del cibo. Inoltre, come mi devo comportare con alcol o sigarette? There are no Non ci general sono restrictions restrizioni on particolari diving sull'importazione di prodotti di origine animale se si viaggia all'interno dell'Unione, dal momento che tutti i paesi d'Europa devono rispettare una rigida normativa veterinaria comune. Lo stesso vale se si viaggia da o verso Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino o Svizzera. Tuttavia vi sono restrizioni in caso di epidemie di malattie animali localizzate. Se si arriva in Europa da un paese non menzionato in precedenza, non si possono portare carne o latticini senza una documentazione veterinaria ufficiale. Questo serve a prevenire gravi malattie degli animali che potrebbero essere trasferite a quelli dell'Unione. Tuttavia è concesso introdurre latte in polvere e alimenti per l'infanzia e quelli necessari per motivi medici, fatte salve alcune limitazioni. Quando si viaggia nell'Unione Europea si possono trasportare tabacco e prodotti alcolici solo per uso personale, ma non per la rivendita. I paesi dell'Unione possono limitare il numero di sigarette da portare con sé da alcuni paesi europei, ma questo limite non può essere inferiore a 300 sigarette. Prima della partenza bisognerebbe verificare con le autorità doganali del paese in cui si è diretti. Se si viaggia con tabacco o alcol, rimanendo entro i limiti dell'uso personale, non si devono pagare le accise. Quando si tratta di soldi, se si viaggia con 10.000 euro o più in contanti o l'equivalente in un'altra valuta all'interno dei paesi dell'Unione, bisognerebbe verificare con le autorità doganali dei paesi interessati dal nostro viaggio la necessità di dichiararli o meno. Ma se si entra o si lascia l'Unione Europea, allora si ha l'obbligo di farlo. Se anche voi volete fare una domanda a YouTalk, visitate il sito web di Euronews o le nostre pagine social.